Carissimi lovers di YouTube, come va? Tutto bene? Noi benissimo! Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, il reality show dei sentimenti, dell'amore, dei tradimenti e delle corna, perché corna, qui, mamma mia, come se non ci fosse un domani. Comunque, benvenuti a un nuovissimo video di Nate Giusti, sempre con voi! Ma iniziamo subito nel vivo della situazione, entriamo subito nei meandri di questi sentimenti, nei tradimenti, nei... Boom! Prego Giusti! Niente, non mi veniva la parola. Noi questo video l'abbiamo intitolato così: Valeria Marini consiglia a Nicolò di fidanzarsi con Nilufar. Valeria, ma che cavolo sta a dire? Cioè, allora, se non parla non va bene, ma se parla e dice queste castronerie è meglio che stia zitta. Ma sarà da andare a consigliare a Nilufar praticamente di tradire il suo ragazzo, lasciarlo per mettersi con un altro. Cioè, Valeria, abbiamo capito che te sei uno spirito libero, ti stiamo vedendo veleggiare come una paterella in quel di Temptation Island, ma almeno tienitele per te, non dare pillole di saggezza, non dare pillole di non saggezza alle tue colleghe. Tanti colpi di scena nella seconda puntata di Temptation Island VIP. Sossio sempre più vicino a Sara. Nilufar si avvicina a Nicolò Ferrari. Giordano diventa una iena. Simona Ventura convince Nicoletta a restare in trasmissione. Alessandra stupisce tutti. Il cambiamento è sconcertante. Questo era il riassunto veloce di tutto quello che è successo, ma adesso andiamo con ordine. Valeria Marini è sempre più vicina a Ivan Gonzalez, infatti Simona Ventura spiega che proprio Valeria e Patrick stanno affrontando un periodo critico. Lei nel villaggio sardo sembra aver trovato una complicità e un affiatamento con il single Ivan Gonzalez. Baldassare invece sembra sminuire questa vicinanza, ma ce li hai gli occhi o due fette di salame sopra? Vabbè. Ma in un secondo momento, perché poi si ripiglia anche lui, appare molto scosso, soprattutto quando comprende attraverso i video che la fidanzata si sta confidando con il tentatore, rivelandogli particolari molto intimi. Davanti al falò la showgirl bionda afferma di non essere felice. E allora cosa ci stai insieme a fare, dico io, se non sei felice? Mamma mia, io non sopporto queste cose, guarda. Patrick inizia a nutrire i primi dubbi sul rapporto che la lega con Valeria. Ah, finalmente? Ci è voluto del tempo prima di capire che c'è qualche problema di coppia tra voi due. Ad ogni modo, esausto da questa situazione, anche Patrick inizia a sfogarsi con le tentatrici. La situazione gli sembra surreale. No, Patrick, non è surreale, è reale. Ti stanno crescendo le cornine, non l'hai ancora capito? Ma anche la Marini si lamenta dicendo che questo rapporto con Patrick la sta distruggendo. Vuole vivere la sua felicità, non intende più sognare. Sì, scendi dalle stelle, ragazza stellare, dai. Si passa ad Andrea ed Alessandra. Lei nel Pinneto scopre una verità inedita e sorprendente. Lui si sfoga con Laura dicendo che la sua fidanzata lo limita, non lo sprona a fare le cose. E anche qui un altro: ti lamenti, ma intanto sono 2 anni e mezzo che ci stai insieme, allora c'è qualcosa che non torna. Andrea riferisce che la relazione di coppia sta andando scemando, asserisce che Alessandra vuole una vita normale, lui non è soddisfatto di questa relazione. E se sono normali sono troppo normali, e se sono sopra le righe sono troppo sopra le righe. Insomma, non siete mai contenti, gente, godete di quello che avete anziché di lamentarvi di quello che non avete. Lo dico e lo ribadisco. Alessandra è sconcertata da queste parole, poi in spiaggia si sfoga con le compagne d'avventura e anche i single. Rivela che il suo fidanzato è pigro e non ha ambizioni, addirittura che è viziato. Comunque, dopo tutto questo crescendo di emozioni e di situazioni, finalmente arriviamo a una coppia molto tranquilla, stabile, calma, pacata. E... Sossio e Ursula! Questi due sono praticamente, uno è una bomba atomica, quell'altro è il presidente del Nord Corea pronto a pigiare il bottone per far esplodere la quinta guerra mondiale. Lui nel villaggio delle tentazioni ha trovato una sintonia particolare con Sara. Lui la tratta come se fosse già la sua nuova fiamma. Sì, sintonia è un parolone, perché a giudicare da come la palpa, da come la guarda, da come la tocca, da come la carezza, da come ci sta dietro, direi che più che sintonia è qualcosa di un po' più potente. Caro Sossio, ti piace la patatina, ti piace la patatina, Sossino, eh? Aruta è consapevole che la Bernarda, sì. Che a Ursula piace la... Che a Sossio... La Bernarda. Che a Sossio piace la Bernarda, questo lo sappiamo. Però lei si chiama Bernardo, cara Giusi. Va bene, a Ursula piace la Bernarda. Ciao, che rifacciamo. Aruta è consapevole che la Bernardo vedrà queste immagini, ma riferisce che non gli importa proprio nulla. Sì, a minga, oh, lui se ne sbatte altamente gli zebedei. Sì, Ursula mi guarda mentre io faccio il provolone con Sara, ma io me ne sbatto altamente. La Bernarda, l'ex protagonista di Uomini e Donne Over, si scioglie in lacrime. Appare questa volta più fragile, riflessiva, parla non più con la rabbia, ma con il cuore. El corazón!
Lei confida anche che tempo fa gli aveva chiesto al socio: lasciami perdere, prendiamo due strade separate, ma lui non ne ha voluto sapere. È il momento del falò delle fidanzate. Valeria riferisce che Patrick non prende una posizione e ciò la turba. La totale assenza di lui la porta a sentirsi sola. Ursula invece vede un filmato di Sossio, il quale riferisce ad una tentatrice che ha bisogno di una persona dolce come Sara. Sossio, tu non hai bisogno di una persona dolce, hai bisogno della Bernarda. Comunque abbiamo notato che a Temptation Island VIP regna l'incoerenza. L'incoerenza è sovrana. Sì, perché ragazzi, dicono una cosa e fanno tutto l'opposto. Ma dico, connettete il vostro cervelletto tenue all'intestino crasso, non lo so io, eh. Vogliono una persona dolce, però la vogliono anche con le palle. Allora, le cose due insieme non stanno, perché una con le palle c'ha il carattere da vendere, eh. Poi dicono che è troppo gelosa, poi vanno a spoliparsi con le tipe e per forza che poi una diventa gelosa. E la cosa vale per gli uomini, ma anche per le femminucce, sia chiaro, eh. E proprio a tal proposito, la single Bacchetta Ruta, proprio come se fosse il suo fidanzato, ma prima non era dolce? Si arrabbia perché non si è sentita protetta dal suo uomo. Oh, calmati bambina, non lo conosci nemmeno. Scena epocale, veramente. Sossio dice a Sara: mi piace perché sei dolce, sei cara, sei carina. Dopo Sara subito lo bastona perché non l'ha protetta, perché lei dal suo uomo, uomo, ma mica il tuo uomo, esatto, è l'uomo di Ursula, esatto. Pretende protezione, ma... Ma Ursula sbotta dicendo che sono in quel gioco per avere delle risposte. E lei le sta già avendo, ma va. Si sente presa in giro, ma va. Non sa perché lui si sta comportando così. Te lo dico io, Ursula, perché si sta comportando così. Perché a Sossio piace la Bernarda. Sostiene che tutti gli apprezzamenti che sta facendo Sara li ha fatti a suo tempo anche lei. Quindi è palese che Sossio sta seguendo il suo cliché. Lui avrà il manuale del perfetto seduttore, nel quale alla pagina 64 c'è scritto: devi prendere la donna e digli così lei cascherà ai tuoi piedi. Ursula chiede addirittura a Simona di farlo uscire dal reality show nel caso lui avesse già la risposta in tasca. Cioè, di solito è il fidanzato che chiede il falò anticipato per poi eventualmente uscire o in coppia o da single. In questo caso Ursula ha detto a Simona: fate uscire Sossio se proprio non è convinto. Cioè, ragazzi, ognuno prende le sue decisioni, no? Comunque le espressioni di Simona Ventura sono epiche, ragazzi, epiche. E noi pensavamo che le avesse solo Filippo Biciglia, ma Simona ha battuto tutte le aspettative, si è proprio commossa, ragazzi. Non riusciva, cioè si chiudeva le labbra perché non sapeva come reagire. E poi vorrei farvi notare che se Filippo Biciglia si è sorpreso per le sue manone, no? Avete presente qui c'è il video, c'è il follow. Simona invece ha un'espressione tra l'ebete e l'imbornito. Mentre i fidanzati o le fidanzate parlano, litigano, lei li guarda così e continua a fare così. O sì o no. Cioè, quello che Filippo faceva con le mani, lei lo fa con il collo. Cioè, non hai il torcicollo dopo, Simona. Comunque, posso dirvi la mia, preferivo Filippo Biciglia. Poi, ditemi anche voi cosa ne pensate. Che Simona Ventura si è fatta molto prendere dalle emozioni, invece in questo caso bisogna essere un po' temprati. Ma perché è una femminuccia, è un carattere dolce, gentile, quindi ovviamente tutte queste problematiche, queste crisi emotive ovviamente la colpiscono. Però si è divertita quando ha tirato le frecciatine al suo ex marito. Mamma mia, quante che ne ha detto. Chissà quante donne vorrebbero farlo questo. Si passa ad Alessandra, la quale afferma che la gelosia è passata in secondo piano. Lei non vuole essere la fidanzata giorno per giorno. E vede un video nel quale Andrea afferma a tutti che gli piace la single Barbara. Lui e la single si lasciano andare ad un ballo sensuale. Andrea afferma che la sua fidanzata non affronta i problemi, tende sempre a piangere. E indovinate che cosa fa lei? Piange! Si lascia andare un pianto doloroso, disperato, insomma, quante lacrime stiamo vedendo. Peggio dice posta per te, ragazzi. Al rientro al falò, Alessandra sembra trovare la complicità con il single Andrea Cerioli. Sì, ok, si chiama sempre Andrea, ma non è la stessa persona, ragazzi. Vi ricordo che Andrea Cerioli è stato anche tronista in quel di Uomini e Donne, quindi diciamo che è uno che la situazione sa come funziona, eh. Lui, per farla ridere, le dice che assomiglia al gatto con gli stivali, con i suoi occhioni grandi. Ma convinto lui. Ma cambiamo coppia, torniamo a parlare della Valeriona nazionale, baci stellari! La Marini rientra nel villaggio e in questo momento la vediamo un pochino più riflessiva, più pacata. Vuole comprendere veramente di cosa hai bisogno. Si isola e si reca davanti al mare cercando di restare in solitudine. Poi però si ritrova davanti Ivan e gli dice che è tremendo così. Ma sei tremendo. Quasi le loro labbra si sfiorano. Il single però le dice
che il tempo l'aiuterà a capire. Allora, questi single mi sembrano dei mastini napoletani in assetto da guerra. Sono proprio delle macchine progettate per sedurre e conquistare. Si vede palesemente che stanno sciorinando tutte le loro tecniche acquisite in anni e anni di corteggiamento per cercare di far colpo. Si è messo in modalità cucadores e quello punta dritto l'obiettivo e non avrà pace fino a quando non lo otterrà. Ma siamo quasi sicuri che Ivan Gonzalez sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne. Vi ricordate proprio come all'epoca dei fatti ci fu Jonas Berami? Sì, sì, ci scommetto la camicia che se non nella prossima, ma in quella successiva stagione di Uomini e Donne, sì, vedremo Ivan Gonzalez sul trono. Esatto. Ah, io hablo spagnolo, sono il tronista spagnolo iberico. Sì, sì. Ma si passa al falò dei fidanzati. Per Sossio, Patrick e Andrea saranno momenti difficili, Indovinate chi è che vede più filmati? Ovviamente Patrick Baldassari. Valeria afferma davanti al tentatore Ivan che sta prendendo una decisione. Sto prendendo una decisione. Ivan addirittura dice: ho bisogno di te. Cioè, questi due praticamente già si amano. Sì. Si conoscono da 3 giorni, però si amano. Patrick ha la visione di queste immagini compromettenti della sua fidanzata e esordisce con delle parole secche. Secondo lui, Valeria ha scoperto l'acqua calda. E finalmente Patrick prende una posizione. E per lui prendere una posizione significa dire: Valeria, hai scoperto l'acqua calda. Ma incazzati! Spacca su tutto! Ah no, c'è qualcun altro che poi spacca, ma andiamo con ordine. In un altro video, la Marini e Gonzalez sono ad un passo dal baciarsi. Ciao, io sono la Marini e tu sei Gonzalez. Te quiero mucho. Oh, me sciolgo in un abbraccio iberico come il jamón. Patrick è sbalordito, riferisce a tutti le stesse parole. Valeria sostiene che il suo fidanzato è assente. Asserisce che non è una persona affettuosa, ma soprattutto rivela che non è geloso. E se non è geloso, perché non è geloso? E se è geloso, perché è geloso? Una via di mezzo, ragazzi. La verità, come diciamo sempre noi, sta nel mezzo. Un pochino di equilibrio tra il bianco e il nero. Ma si passa del campione di calcio, Sossio Aruta. Lui spera che Ursula si sia pentita per le brutte parole che gli ha detto. Allora, apro una parentesi. Sossio, lo stai puntando letteralmente dietro il culo della bionda, te la stai palpando, la stai baciando sul collo e non solo, e poi cosa dice? Vorrei che Ursula si pente di quello che mi ha detto. Ragazzo, ma se vuoi che lei si penta, pentiti anche te, testina di vitello. Ormai non sei più difendibile. Eh no, ormai proprio no. Proprio così. Comunque, la Bernardo parla con un single e critica aspramente il suo fidanzato. Lo definisce un uomo senza attributi. E come dire a una persona come Sossio che non ha gli attributi? È come dire al nostro gatto che non c'ha le palle. E in effetti è vero, perché è sterilizzato. Però vabbè, quello è un discorso diverso. Aruta, ritornata al villaggio, è una furia! Spacca tutto per le parole che la Bernardo gli ha rivolto. Sara, ma guarda un po', viene pagata per questo. Cerca di consolarlo dicendogli che lui sa quello che vale. Lui piange, è deluso. Ed è la stessa scena che ha fatto Riccardo Guarnieri nella precedente edizione di Temptation Island normale. Prima vai, spacchi tutto, poi piangi. Ma si passa ad un'altra bellissima protagonista, a mio avviso è stata la più spettacolare, ovvero Nicoletta Larini. È profondamente delusa dal comportamento di Stefano, ma chi non lo sarebbe stato? Richiede il falò di confronto immediato, ma lui non si presenta. E veniamo a parlare proprio più specificamente di Stefano e Nicoletta. Sembra che i 22 anni di differenza tra i due comincino a farsi sentire, causando delle crepe non tanto piccoline, un po' grandine nel loro rapporto. Se nel villaggio sardo lei si isola dagli altri, dall'altra parte invece il calciatore si integra benissimo con le single. Ah, capirai, nel suo terreno ideale, La Larini si reca nel pinnetto, vede immagini sconcertanti del suo fidanzato. Lui balla sensualmente con una bionda. Lei non ci sta e chiede immediatamente un confronto immediato. Simona Ventura si reca da Stefano per comunicarglielo. E immaginate quanto ho goduto Simonetta mentre correva nel villaggio. Ha detto: caro ex marito, la tua nuova fidanzata ha richiesto un falò per te. Vieni qua che ti tiro le orecchie, vieni. Ma Stefano, basito, afferma che sia passato poco tempo e dunque non è cambiato nulla. In effetti sono passati solo 10-15 giorni da quando stai in mezzo a tutto quel gnoccame, quindi dategli un po' più di tempo a Stefanino. Deve vedere meglio le curve, deve vedere meglio i corpi, no? Se no, dai, gli roviniamo la vacanza. Prima però del confronto, Nicoletta viene chiamata nel pinnetto. Un'altra volta. Vede un ulteriore video. Bettarini affonda gli ultimi colpi.
sostiene che loro vanno sempre a pranzo e cena in ristoranti lussuosi e che lei è viziata. Asserisce inoltre che lei non si scomoda neanche a cucinare. Inoltre aggiunge che sempre la Larini ha dei complessi di inferiorità. E qui una scena che mi ha fatto morire da ridere quando Nicoletta ha detto a Stefano: ma guarda che se vuoi rimaniamo a casa a cena. Sapete cosa gli ha detto Stefano? E che mangiamo? I sofficini? Che equivale a dire: te donna non sai cucinare, meglio andare al ristorante perché sennò potrei anche morire. Ma ecco che avviene il confronto, appunto. Nicoletta raggiunge il tronco, il fuoco è scoppiettante, ma la tensione si taglia con un grissino, ah! Come il tonno insuperabile! La Larini abbraccia forte all'avventura. Vi ricordo, se ve lo foste dimenticati, che la Larini è la nuova compagna di Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. Quindi un po' una situazione complicata, eh? La ragazza piange, si dispera, pensa che Stefano si sia eccitato vedendo la bionda tentatrice. Ma guarda, vedendo che glielo puntava letteralmente in mezzo alle chiappe, io direi che forse aveva anche un pochino ragione, eh? Simona è visibilmente imbarazzata. Il suo ruolo è quello di un arbitro. Fuori dalla trasmissione avrebbe parlato in maniera diversa, ma qui deve limitarsi. E si attende l'arrivo di Stefano al falò. Ma aspetta, e Stefano non c'è traccia. Nicoletta pensa che lui abbia la coda di paglia, si chiede con chi sia stata per 2 anni. E a questo punto Simona Ventura si alza dalla sua postazione, si siede sul tronco di fianco a Nicoletta e cerca di consolarla, giustificando addirittura per certi versi il suo ex marito, perché sai, lui è fatto così, ti manda dei segnali, ha un certo carattere, bisogna capirlo, bla 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 bla, e esordisce con una delle sue fantastiche pillole di saggezza, ovvero: quando c'è amore non c'è orgoglio. Io credo che questa Nicoletta Larini sia stata la più vera di tutti. La più vera, perché secondo me è veramente innamorata di Stefano Bettarini. E soprattutto non ha problemi a mostrare le proprie fragilità. Perché ragazzi, parliamoci chiaro, ognuno di noi ha le nostre fragilità. È inutile che davanti alle telecamere facciamo il personaggio, cerchiamo di trattenerci per seguire un certo copione. Siamo noi stessi e Nicoletta ci sta riuscendo molto bene. Tant'è vero che afferma, sempre Nicoletta, di voler abbandonare la trasmissione da sola. Ma grazie alle parole di Simona Ventura, Nicoletta decide di ritornare al villaggio. La notte lei piange, ma è già intenzionata a chiedere un ennesimo fallo di confronto. Quindi, se per un certo verso in questo momento Simona Ventura mi è piaciuta, perché veramente con le sue sagge parole è riuscita a convincere Nicoletta a dirgli: no, non devi scappare da questa situazione, non devi tornartene a casa, tornatene nel villaggio, affronta queste cose e porta a termine il tuo percorso. Bellissime parole che lei ha accettato, Nicoletta, se non fosse che il giorno dopo si è svegliata e ha detto: voglio un altro falò. È vero che è fragile, ma anche molto determinata, e questo gli dà un valore aggiunto. Ma cambiamo storia. Si passa alle vicende di Niloufar e Giordano. Lei continua a elencare i difetti del suo fidanzato, ma quando vede un video al falò esce fuori di testa. Cioè, prima critica il suo fidanzato, poi però cosa succede? Che vede questo video di Giordano nel quale lui afferma che lei è molto soffocante. Mazzocchi è convinto che la loro storia così non può continuare. Addirittura una tentatrice si infila nel letto di Giordano. Apriti cielo! Apriti cielo! E vorrei spezzare una lancina a favore di Giordano in questo singolo episodio, perché lui stava dormendo, non si è accorto di niente. La tipina, senza farsi accorgere, si è infilata nel suo letto e l'ha svegliato. Sto poretto si è svegliato, si è trovato una tipa nel letto e ovviamente tutti a massacrarlo. Ma lui non c'entrava niente in questo caso. L'ha dati sbotta, anche perché il suo fidanzato ha ballato appiccicato ad una tentatrice. E Nera vorrebbe dargli un ceffone educativo. Sì, mi è piaciuta questa espressione, il ceffone educativo, cosa che secondo me molte persone avrebbero bisogno. Ma il ceffone educativo si dà ai bambini. Infatti chi è che ce la sente suonare? Sorso cos'è? Un adulto? Ma ecco che Giordano viene chiamato nel pinnetto. Vede la Dati scatenatissima, si diverte con i tentatori. In particolar modo si coalizza con Niccolò Ferrari. E calla! Un suo ex pretendente a Uomini Donne Classico. Allora ragazzi, Niloufar, sapete tutti il patatrac che è successo alla fine del trono, che si è scoperto che mentre lei faceva il trono era fidanzata con un altro? Non la Sala Fifella, anche questa. Ok, va bene. Durante Uomini Donne, Giordano Mazzocchi aveva il suo antagonista, questo famoso Niccolò Ferrari. Ora, sei a Temptation Island, devi proprio flirtare, andare vicino sempre con questo Niccolò, è ovvio che il tuo fidanzato dall'altra parte del villaggio si incassa come un lupo inviperito. Addirittura colpo di scena, Valeria Marini dice la sua. Ascoltate bene, pillole di saggezza, Consiglia Valeria Marini a Niccolò Ferrari di fidanzarsi con Niloufar.
Cioè, ragazzi, Freud gli fa un baffo, eh. C'è Valeria Marini, va da Nicolò, suo ex pretendente di Uomini e Donne, quindi scarto, dicendogli: ah, vi vedo bene insieme, voi siete una bella coppia, non come quell'altro. Neanche lo conosci, non ci hai parlato, non ci hai bevuto uno spritz insieme, non sai neanche che persona è, e spara giudizi, e spara giudizi. Valeria, in questo momento mi sei veramente scesa. È inutile dire che dopo queste immagini, il giovane Mazzocchi è diventato verde dalla rabbia. E aggiungo che questo Nicolò a me sta letteralmente sui Maroon 5. Perché con questa faccina da bravo ragazzo, alla fine, se ci fate caso, non fa altro che prendere ogni spunto che Nilufar gli dà, nel quale lei parla del suo fidanzato, per dire: ah sì, però hai ragione, lui non va bene. Ah sì, però hai ragione, lui non fa per te. Ah sì, però hai ragione, lui non ti fa questo, non fa quell'altro. Addirittura l'ha definito un povero coglio. Immaginate, cioè, Nicolò, allora, vuoi riconquistarti la tipina? Gioca in maniera corretta, perché così stai giocando scorrettamente. Ma è proprio durante il falò dei fidanzati che Simona Ventura blocca il suo ex marito sul tronco, non ti muovere da là. C'è chi sta sul trono e c'è chi sta sul tronco. Gli viene mostrato un video nel quale la sua fidanzata è rimasta male quando lui non si è presentato al falò di confronto. Bettarini afferma che tra loro ci sono delle problematiche, ma va, questo l'ha capito tutti. Lei si sente inadeguata perché lui, proprio parole sue, ha sempre avuto donne molto forti, molto belle, con le palle, e insomma... Ma che discussione al vetriolo che abbiamo assistito, ragazzi! C'era Stefano che proprio sudava, una discussione proprio come se fossero stati loro da soli, senza le telecamere, vera, 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 a nostro parere, eh? Sì, sì, i due litigano senza sosta, non se ne mandano certo a dire, eh? E Simona Ventura li guarda, soffrendo, facendo fatica a trattenere le lacrime anch'essa. Non sapeva dove nascondersi, guardava a destra, a sinistra... Perché ci mettiamo nei panni di Simona, sicuramente non deve essere stato un bel momento, eh. Comunque, dopo una lunga discussione bella, frigolosa, friccicosa, frizzante, i due decidono di uscire insieme felici e contenti dalla trasmissione. Perché l'amore non è bello se non è litigarello. Volete la dimostrazione? Ciao Giusy, scema. Vedete? Si passa immediatamente a parlare anche di Giordano. Ormai siamo alla fine del video. Lui vede le immagini nel pinnetto della sua fidanzata insieme a Nicolò. Sbotta e chiede il falò di confronto. Bom bom. Ragazzi, quante grigliate perse con tutti questi falò. Mamma mia, ma vengo io con due costine e tre salsicce. Facciamo su un mega grigliatone e vi faccio anche la sangria. Ebbene, noi siamo convinti che voi commenterete come se non ci fosse un domani. Assolutamente, anzi, ci scusiamo se questo video è venuto un pochino più lungo rispetto al solito, ma ragazzi, le notizie erano tante e non potevamo certo ometterle. Comunque, a questo punto il video è veramente finito. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordo, come al solito, se non l'avete ancora fatto, di registrare il nostro canale e cliccare la campanella se non volete perdere tutti i nostri aggiornamenti. Ricordatevi che se non vi registrate, puzzate. E a questo punto non c'è altro da fare che salutarvi con un grosso bacione one dal Nat. E una ola, ragazzi. Aloha. Una aloha ai nuovi arrivati. Grazie a tutti e a quelli che ci seguono sempre con tanto affetto. A domani, ciao, ciao.